Ragazzi, io lo so come state adesso. Forse non avete il batticuore, però avete una sensazione di eccitazione e nostalgia. Almeno chi conosce Final Fantasy IX, chi lo ha giocato all'epoca, appunto, come potete notare dal copyright, nel 2000. Chi non lo ha giocato nel 2000, o chi ancora non lo conosce, perlomeno sarà rimasto colpito da un'introduzione musicale di Nobuo Uematsu così impattante a livello emotivo. Allora, benvenuti. Questo è lo spirito dell'Esperto 2 e stiamo per iniziare un percorso veramente importante, veramente complesso nonostante tutto, perché non faremo una semplice partita di Final Fantasy IX, bensì una perfect run. Una perfect run che però dovremo approfondire mano a mano che avanziamo nella partita. Per ora, onde evitare il menu principale in loop, clicchiamo su Nuova. Una presentazione tremendamente filmica. Una tempesta. Ragazzi, si era addormentata. Evidentemente è un suo sogno ricorrente, che però la fa piangere. Alexandria, una magnifica città. Ah, aeronave, ragazzi, Final Fantasy IX è un puro fantasy. Devo stare zitto. Quante cose da dire, quante emozioni da condividere. Gidan! Oh, cielo! Mi fa male il petto per quanto sto trattenendo le emozioni. Questa, ragazzi, è la prima vista. Questa è l'aeronave in cui ci troviamo adesso, in tempo reale, pronti a giocare. Il nostro protagonista, giustamente, ci dice che è buio pesto. Ok, abbiamo una sequenza di comandi che per noi che abbiamo videogiocato all'epoca saranno incredibilmente complicati da gestire in tempo reale quando ci saranno minigiochi che richiedono una certa ritmicità nella pressione dei tasti, perché siamo abituati all'epoca ad averlo giocato, essendo esclusiva al momento della sua release, su PlayStation. Sarà veramente un'avventura. Ciò non di meno, adesso discutiamo di quello che staremo a fare in questa esperienza appena cominciata, senza cadere in brodo di giuggiole per il fatto che stiamo vedendo il nostro protagonista e i futuri personaggi come non li abbiamo mai potuti vedere prima, se non soltanto immaginandole. Allora, mettiamo pausa, un po' di silenzio può far comodo in questo caso. La perfect run di Final Fantasy IX non riguarderà, o meglio, la vedrete, ne parleremo, lo faremo persino in un episodio extra, ma non riguarderà l'Excalibur 2. Per chi non la conoscesse, l'Excalibur 2 è un'arma molto easter egg, più che vero e proprio segreto, la quale si sblocca soltanto raggiungendo l'ultima area di gioco entro 12 ore. Nella versione PC ormai è anche molto più semplice, perché all'epoca era necessario persino rimuovere il disco dalla PS1 e reinserirlo per far sì che si potessero saltare i filmati FMV. Una follia, ragazzi, era veramente un extra completamente privo di senso sotto un certo punto di vista, ma in realtà una morale, o meglio un significato del segreto c'era, in quanto 12 ore, le ore dell'orologio, lo zodiaco e così via. Ma insomma, di questo ne discuteremo più in là.
Ciò non di meno, quello che vedrete qui sarà un'esperienza non troppo lontana da quello che abbiamo vissuto, che vi invito a recuperare in Final Fantasy VIII. Una perfect run piena di tutti i segreti e anche gli abusi che è possibile fare senza barare all'interno del sistema di gioco e quindi, ragazzi, un'avventura che riguarda anche il viverne, la storia, l'ambientazione, la magia. Che sia nostalgia, che sia nostalgica o scoperta. Quindi, Gidan, il nostro protagonista, è qui. E Final Fantasy IX, ragazzi, è veramente pieno di piccoli segreti, molto, molto più numerosi di quelli presenti nei capitoli precedenti, specialmente rispetto all'8. Ossia, vedete, qui abbiamo una pozione. Il nostro protagonista e i personaggi avranno una reazione a punto esclamativo, sia per leggere dati, oppure per trovare oggetti. Quando qualcosa sarà presente nel background, chiaramente non renderizzato, ci sarà un punto esclamativo o altro. 8.235 tonnellate e vola per magia. Matricola Lindblom 17812. Ovviamente, piano piano, si può esplorare tutta la nave, tutte le ambientazioni, tutte le mappe, per far sì di poter sgamare qualche oggetto o segreto. Questo, ragazzi, è fondamentalmente il modo in cui si vanno a trovare oggetti di questo tipo. Piano piano li andremo a prendere tutti, sappiate questo. La Perfect Run non riguarda necessariamente il trovare tutti questi oggetti. Nonostante questo, io farò sì che accada al meglio delle mie possibilità. Quello che invece sarà perfetto... Oh, lo vedrete. Possiamo cominciare. Appunto, anche abbiamo anche esclamazioni interrogative. Leggerò i dialoghi, i quali sono spesso e volentieri scritti in maniera dialettale per dare una personificazione particolare a ciascuno dei personaggi, proprio perché anche nella lingua originale c'erano una forma di particolarità nel modo in cui parlavano i protagonisti e i coprotagonisti di questa avventura, di questo fantasy, di questo Final Fantasy. Io però non conosco i dialetti italiani, io parlo italiano normale senza aver mai potuto avere l'esperienza, mio malgradissimo, del comprendere, imparare o parlare i dialetti, quindi sarò tremendo, sarò veramente scandaloso. Ma accendiamo queste candele e diamo luce all'ala della prima vista. Chi è? Bene, qui siamo arrivati al dare il nome al nostro protagonista, tra l'altro in versione PC completamente diversa da quella originale. Sapete già cosa sta per succedere, io ho i brividi perché una parte del mio essere un classico giocatore dell'epoca PlayStation, quinta generazione prima, ecco, è tosta. Però effettivamente Final Fantasy hanno l'opzione di dare un nome diverso. E noi, io, come watermark della serie, come è successo per Final Fantasy VIII, chiamerò Gidan Sabaku. Ma non sarà Sabaku, non lo chiamerò mai Sabaku, ok? È un simbolo della serie, perché effettivamente, come per tanti di voi, ed è sciocca questa cosa, mi dà fastidio cambiare il nome. Nonostante la scelta sia meravigliosamente personalizzabile, cioè il fatto che ci sia è stupendo, è meraviglioso, però urta, perché lui è Gidan, anzi per noi tutti è Gidan, non Zidan. Però in realtà sarebbe Zidane in lingua originale. Comunque, vai. E va bene così, ragazzi. Che belli! Che belli che sono! Ehi, amico, sei in ritardo. Scusate, il boss dov'è? Ancora non è arrivato, vedete? Cioè lui è proprio romano, è arcina. Ancora non è arrivato. Che bello, brutto che è in realtà. Pam. È troppo, troppo bello tutto questo. Ragazzi, io ho la pelle d'oca. Allora, fin dal primo momento di gameplay nascono già le prime cose da fare per una perfect run. E no, non è imparare il tutorial. Comunque, il combattimento è molto semplice, farò sì assolutamente di spiegarvelo come se non lo conosceste, perché tanti magari non avranno mai visto Final Fantasy IX prima d'ora.
L'ATB è l'Active Time Battle e fondamentalmente è una barra che carica il tuo turno al momento nel quale poi puoi utilizzare le tue diverse abilità. Insomma, tuttavia, il nostro tipo di attacco, il nostro tipo di ATB è in attesa. In altre parole, il nostro avversario, quest'umanoide con questo elmo draconico che sembra quasi una terribile chimera, ci ha attaccato, ma non potrà più attaccarci fino a che noi non diamo un ordine a Ercina, proprio perché siamo in attesa. L'attesa è quando tu chiedi un'opzione di essere appunto ampliata, quindi cosa facciamo? Vedete? Difesa è un ordine immediato, mentre attacco, ruba e oggetti apre submenu. Questi submenu fondamentalmente interrompono la TB nemico. E la prima cosa da fare nei confronti di questo combattimento, che sembra tanto un tutorial, in realtà è già ottenere un oggetto speciale, ossia rubare al nostro avversario un equipaggiamento che non è la pozione. Insisteremo, ragazzi, ruba, sappiate questo, ruba sarà nel modo più assoluto più importante in questo Final Fantasy che in qualunque altro. Avremo a che fare con numerose trappole di odio e frustrazione nel in qualche modo ottenere gli oggetti che ci servono. Insisteremo, vi spiegherò in futuro tutti i tipi di oggetti che sarà possibile rubare a determinati boss, le loro percentuali e perché è importante farlo. Come potete notare, il tipo di ritmo di gioco e di narrativa è incredibilmente buffo ed è molto importante evidenziarlo. Perché Final Fantasy IX è una storia che si incupirà moltissimo. Ma non ancora. Non è ancora il momento. Ercina cade a terra steso, ovviamente, avete notato. Non ci ho neanche prestato attenzione perché fondamentalmente è molto debole e non ci interessa sprecare risorse per resuscitarlo. Ora ruberemo l'ultimo pezzo di equipaggiamento che nasconde questa maschera, che molto spesso, notate, perde persino il turno. Rubata la Trita Mago, possiamo attaccare e quindi dare conclusione al combattimento. La Trita Mago è una daga per Jidan, appunto, più potente di quello che ha ora, ed è già possibile capire l'importanza del rubare equipaggiamenti alle boss fight proprio grazie, appunto, all'upgrade che è possibile ottenere prima ancora che il gioco cominci. Oh! Ai 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 ai! Mi scoppia la testa! Ha! Meraviglioso. Come potete notare, tra l'altro, viviamo in un mondo, potremmo dire, dragonboliano. Le creature hanno forme animali senza problemi, sono antropomorfi. Sei in fin di vita, usa una pozione, tra l'altro, ci dà consigli. Oh. Picciotti! Calò, ragazzi, calò. Tra l'altro, come potreste sapere o meno, nella versione PC di Final Fantasy IX, come in molti altri port dei Final Fantasy antichi su piattaforme moderne, ci sono Game Boosters. Ho fatto un'effigie del mercato, una ex anima della discussione, potremmo chiamarla, in cui discutevo un po' dei trucchi nei videogiochi, ve la metto come scheda qui a destra, però ovviamente non li utilizzeremo, tranne forse il fatto di poter accelerare il tempo, magari durante il farming o cose del genere, esattamente come in Final Fantasy VIII. Però non esiste che noi utilizziamo invece strumenti assolutamente game breaking, come il level up automatico, i soldi infiniti, perché esistono questi trucchi, è molto bello che ci siano, ma chiaramente distruggono l'esperienza. Sono quel che sono, trucchi. Allora, 4 colpi allora li sapete dare, ah! Solo che lui ha il vocione, no? Su, comincia la riunione! La riunione! Ha! Bene. Ripassiamo al piano di oggi. Ha! Siamo diretti verso il regno di Alexandria. Quanto è bello! Ragazzi, ma io lo so che forse non tutti riescono a capire il mio coinvolgimento. Ma sono così belli! Non li ho mai visti in volto a questa risoluzione. Sono veri, hanno un effetto acquerello che aiuta le texture a essere ad alta risoluzione, ma sono bellissimi! Li riconosci? Io non ho mai visto Ercina. Non ho mai visto il volto di Ercina, fondamentalmente. È sempre stato particolarmente schiacciato dalla risoluzione 320x240 di Final Fantasy IX originale, che tra l'altro in originale è Sinna, non è Ercina. Sinna. Oh, che bello! Una volta lì, noi, la temuta banda Tantarus, rapiremo la principessa.
Vi spiego io come famo. Fra un po' arriviamo al regno di Alexandria con sta nave, giusto, regà? Attraccamo, sennemo e con la faccia indifferente recitiamo al teatro un'opera che sentitola Sarò il tuo passerotto. Marcus, mi raccomando, sei il protagonista, non ci tradì! Marcus, tra l'altro, è un personaggio che vedrete presto nei thumbnail, perché è stupendo. Secondario che sia, fino a un certo punto. Tranquillen, io faccio teatren e Sabaku e Blanc fanno rapimenten. Gidan, ovviamente. Questo tra l'altro ricorderà a tanti che hanno visto lo spirito dell'esperto, Odin. Vedrai che casino che gli facciamo nel castello. Come potete notare, ognuno ha un suo modo di parlare, ma Gidan e Blanc in realtà parlano correttamente. Non è un modo per svilire personaggi, credetemi ragazzi, questi dialetti, questo stile è fortemente caratterizzante. Davvero, davvero tanto. Ne riparleremo vivendo l'esperienza, perché chiaramente questo primo episodio farà venire il latte, diciamo, a tante persone, in quanto è molto lento, devo spiegare tante cose, sono stato super prolisso nel raccontare l'introduzione all'episodio e cosa sarà la serie, però sapete benissimo quanto poi le cose accelerano. Tanto, tanto, tanto. Anche se a me gli scarabori fanno proprio schifo. Mamma mia, sono gli scarafaggi, gli scarabori. Ma il lavoro è il lavoro. Che design stupendo anche Blank, eh? Poi sarà il tuo turno, Gidan. Ricevuto. A quel punto, rapisco la principessa Garnet. Bravo picciotto! Rapirai la principessa Garnet. Ah, la donna più bella che il regno d'Alexandria abbia mai avuto. E il prologo continua, ragazzi. Io sono emozionato. E quanta CG, quanta voglia di investire nel dare un'identità esteticamente visibile, anche all'epoca appunto in maniera eccezionale, al mondo e ai personaggi. Incontriamo un altro personaggio che invece vede la prima vista dal basso. E anche in background, il personaggio sul tetto, non è casuale. Guardate, guardate che regia. Commovente, accidenti. Final Fantasy. Sia come musica, sia come presentazione, sia come titolo. Fellow picciotti, potremmo dire. Credetemi, siamo dinanzi al lavoro il quale ritengo sia, nel suo complesso, il miglior Final Fantasy della saga e della serie. Che poi, in alcune particolarità, altri capitoli siano eccellenze inarrivabili rispetto al 9, è vero. Ma nel complesso, che piaccia o meno, io ritengo che questo sia il cuore di Final Fantasy. Final Fantasy 9 è Final Fantasy, più di ogni altro. Più del 6, sotto alcuni punti di vista. Ti sei fatto male? Tieni il tuo biglietto. Ciao! Oh, si mette a posto il cappello e siamo nel gameplay, ragazzi. Alexandria, una città meravigliosa, la capitale, che mostra appunto ricchezza e enormi uccelli grassi che volano sopra, a risoluzione altissima. Come avrete notato dall'inizio, come vi introdussi, è pieno di segreti e di oggetti nascosti all'interno delle mappe di Final Fantasy IX, ma più che mai, credetemi, all'inizio. L'inizio è soverchiante. Perdere oggetti e possibilità all'inizio del gioco è facilissimo. Andiamo però a non farlo. Come vi ho promesso, nonostante non sia l'obiettivo principale prendere anche gli oggetti inutili, per esempio andare a raccogliere 3 Jill da un angolo non cambia la perfect run. Però io voglio che sia perfetta in tutto, quindi andiamo. Come potete ascoltare, la soundtrack è infantile, dolcissima. Racconta la personalità di questo piccolo bambino, nel mentre le entità che popolano Alexandria, come potete notare, sono incredibilmente originali. Io non sto urlando come un ragazzino isterico nel poterli finalmente riconoscere per quello che sono, perché da piccoli tanti dettagli non vengono alla luce, per esempio, né te ne rendi conto perché sei molto più piccolo. Questo è chiaramente un pesce.
soldatesse di Alexandria. Alexandria ha una forte simbologia nei confronti di guerriere simil amazzoni, potremmo dire. L'esercito di Alexandria è in qualche modo anche molto molto preponderante nel sesso femminile. E poi abbiamo... Oh, ma questa cosa non era presente nella versione PlayStation, sono sicuro. Il fatto che si possa videogiocare, oh, che cosa dico, che si possa giocare a carte con questi NPC, ossia con quasi tutti gli NPC, ma non era presente su PlayStation, sono sicuro. Non sto facendo una figuraccia, questa cosa non c'era. Interessante però, molto simpatico come upgrade, ma del gioco di carte non è il momento di parlare. È il momento di parlare invece di quello che si trova in quest'area di gioco. Tra l'altro si può anche correre, come potete notare. Lui è un bambino, stiamo letteralmente controllando un bimbo. Un bimbo molto strano però, vero? Allora, esploriamo, esploriamo. Oh, questo è il dialogo. E qui abbiamo il primo oggetto. Una carta zombie, non a caso si parla di carte, proprio perché si può cominciare a giocare molto presto. Andiamo, andiamo a prendere altri oggetti. Qui dietro la statua, che ovviamente non è facilissimo beccare. Aha, pozione. E anche in fondo, lontani dalla statua, anche se non si può vedere, c'è qualcosa. Dobbiamo solo trovarlo. Eccolo qua. Carta Amphibios. Manca ancora un oggetto. Forza e coraggio, Mike. Forza e coraggio. Eccola qua. Ciò non di meno, non potendo uscire dalla città, abbiamo anche altri oggetti da prendere dentro. È pericoloso fuori, le guardie ci direbbero che non è possibile. Andiamo, quindi. Tornando a quest'area di gioco iniziale, subito qua a sinistra abbiamo una pozione, che tra l'altro è così bello il fatto che lui prende il tempo di controllare, tocca l'oggetto prima di fartelo prendere, e sarà possibile questo puro spirito da... Oh, cavolo! Che è stato? Levati di mezzo! È possibile parlare con tutti, no? Urrà! Wow, i nobili! Aspettami! Tutti dialoghi unici, ragazzi. Tanto quanto era possibile parlare appunto agli aristocratici della precedente schermata. Ma ecco qua. Questo è un po' l'incubo di tanti videogiocatori moderni, o che comunque anche dell'epoca erano particolarmente curiosi di non perdere nulla. Come facciamo a sapere che si può entrare qui dentro? Bisogna esplorare. L'ambientazione 2D appunto del mondo di gioco è importantissima da osservare, perché tutto può essere interagibile. E guardate le animazioni, i dettagli, è veramente, veramente bellissimo. Comunque, allora. Nonnina, uff, ancora un po'. Eccomi, sono pronto. Io no, non ho ancora finito il vestito per Ealia. Perché intanto non vai all'osteria? Oh, sempre la stessa storia, quando si tratta della nipote si dimentica pure del teatro. Comunque, cerchiamo oggetti anche in questa casa. Ora... Questo disegno mi fa venire il mal di mare. L'anima, ragazzi, cioè è caduto lì indietro perché si è sentito un po' mancare. Queste cose sono bellissime. Allora. Oh, guardiamo un po'. Hai trovato 9 guil che la vecchietta teneva nascosti. Allora, ragazzi, partiamo da questo presupposto. Già in Final Fantasy VIII questa situazione era stata limitata parecchio, ma in Final Fantasy IX noi andiamo letteralmente a rubare in casa delle persone. Presa. E sopra... nel cassetto un'altra carta. Come potete notare, stiamo creandoci un mazzo, rubandolo e trovandolo per terra. Ragazzi, è veramente una cosa folle, ma è così. È meravigliosamente JRPG questa realtà. Un'altra pozione. Come potete notare, queste sono chicche che arricchiscono le mappe di gioco e il gusto di esplorarle, ma non sono quei fattori da Perfect Run che vanno a cambiare i reali segreti e la figata cosmica che andremo a fare come perfezionisti e hardcore gamers all'interno di questa avventura meravigliosa. Però, appunto, è solo l'inizio, ragazzi. Signore e signori, venuti da Toleno, prego, il castello di Alexandria è da questa parte, Cicerone.
Eccoci qua. Qui. Oh. 30 te guil. E forse anche altro. Carta goblin. Stupendo. Stiamo letteralmente rovistando nei cespugli e non so quante occasioni avremo di vedere questo misterioso personaggio dai punti interrogativi così vicino a noi. È meraviglioso. Andiamo però. Questa porta è invitante. Chissà se si può leggere il... Sì, ovviamente. Taverna, luce del mattino. Oggi metà prezzo il famoso cocktail Sospiro di Regina. Andiamo. Oh, cosa vi aspetta, ragazzi? Siamo solo all'inizio. Guardate la personalizzazione di ogni singolo abitante di questa città. Marghi, al lavoro, al lavoro! Ma guardala come sculetta, Marghi. Eccezionale. Padron Hashuri. Stasera si prevede un bel giro di clienti. Peccato che facciano lo spettacolo solo una volta all'anno. E questo misterioso... personaggio rosso? Mago rosso? Uffa! Proprio oggi che c'è lo spettacolo a teatro. Cerchiamo allora a terra, chissà cosa possiamo rubacchiare da questo negozietto. Un'altra pozione, interessante. Che altro? Che altro? Una carta gelatina. E dovrebbero esserci anche dei gil da qualche parte. Eccoci qua. 27 quill. Ok. Su non si può andare perché le scale sono rotte. Dovranno investire un po' del denaro di stasera per ricostruirle. Torniamo in città. Oh, guardali, guardali. E tu? Hippo, visto che belli, nobili. Hippo, ragazzi, Hippo. Bastardo. Lo so, ragazzi, ne dovremmo riparlare. Ehi, ma tu hai il biglietto per lo spettacolo di oggi? Presto, va subito al botteghino in piazza. Fatti mettere un timbro dal bigliettaio, così poi puoi entrare nel castello. Vuoi vedere i nobili? Vieni con me, seguimi. Tra l'altro, tutti questi sono meccanismi. A parte la bellezza dell'animazione di quel palloncino, i dettagli, ragazzi, le bandiere sopra che si muovono. Eccezionale. Gli oggetti che hanno... queste realtà sono ormai quasi assenti in tanti videogiochi ed è follia pura. La mancanza di appunto botteghe che mostrano il logo di quello che vendono dentro. 3,20 per 2,40, ragazzi. Questo negozio in realtà ci interessa poco. Ci interessa poco, non dobbiamo comprare nulla. Ma in realtà, ecco qua, c'è altro da prendere. Altri guild. E possiamo anche uscire dal negozio. Perfetto, perfetto, possiamo andare. Qui abbiamo un'altra piazza piena di cose da fare. Vi assicuro che camminare in questa piazza centrale di Alexandria è emozionante. Maledette bambine. Maledette bambine! Poi ne riparliamo. Tra breve, tra breve. Però, nel mentre andiamo a parlare con un po' dei nobili. Piacciono anche a lei i fiovi? I fiovi di Alexandria sono davvero un bijou. Davvero un bijou. Questa, ragazzi, è caratterizzazione cartunesca delle più belle. Qui evito di fare battute di Ornstein e Smough, perché effettivamente ci stanno. E andiamo a esplorare. Cosa abbiamo qui? Oh, un negozio. Moglie del fabbro. Abbiamo lavorato 30 anni. Alla fine siamo riusciti a comprarci due biglietti per lo spettacolo. Vi fa capire molte cose, ragazzi. Dopo tanti sacrifici, una bella soddisfazione. Quanto costano questi biglietti? Quanto è ricca la città di Alexandria? Un etere, un oggetto particolarmente raro e potente nei Final Fantasy che non si utilizza mai per evitare di sprecarlo. E non lo sto confondendo con l'Elisir, in realtà l'etere lo sappiamo bene che spesso e volentieri viene anche venduto ad alti prezzi nei giochi. Oggi non lavoro, vado a teatro con mia moglie. Già, 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 già. Oh, che meraviglia. Che meraviglia, io mi sento male. Vorrei chiudere il negozio, ma se questo non se ne va... Ryan, quale spada mi compro? Non riesco a decidermi. Beh, poverino. Allora, qui dovremmo avere un altro oggettino da prendere. Aha, eccoti qua. Panacea. Perfetto.
cercasi di soldati. Il regno di Alexandria ha bisogno di giovani prestanti, coraggiosi, valorosi e amanti della giustizia. Combatti anche tu per la tua regina. Comandante squadra Pluto. Meraviglioso, meraviglioso. C'è qualche piccola chicca in realtà che non riguarda semplicemente il guardarsi in giro negli angolini. Per esempio, parlando con questo bambino. Hippo. Ah, sei ancora qui tu, eh? La 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 la. Ho nascosto le mie preziose 3 carte in un posto segreto. Davvero? Ricordo perfettamente dov'è il tuo posto segreto, bambino. Andiamo a bullare questo povero ragazzino. No, a lui parleremo dopo. Sta lavorando, poverino. Sappiamo già che destino avrà. Oh. Associazione teatrale Pampì. Se anche quest'anno non siete riusciti ad acquistare un biglietto originale, presentatevi al tramonto alla torre. Guarderemo lo spettacolo dai tetti. Comitato teatrale Pampì. Questa cosa è dolcissima. Lo è molto meno entrare nelle case altrui. No, in realtà questa è una chiesa. In questa chiesa è possibile cercare un po' di segreti. Per esempio, una pozione. Oh, un mini scrigno. Ma guarda un po', Hippo. Hai ottenuto una delle carte preferite di Hippo. La carta Ironet, la carta Goblin e la carta Fang. Come potete notare, siamo stati delle bestie. Delle bestie. C'è ancora qualcosa da fare, però. Seguitemi, nel mentre comunque taglio qua e là per evitare tempi morti. Una tenda. E fuori. Oh! Una bambina è uscita di casa! Possiamo rubarle tutto! No, non sto scherzando. Ragazzi, davvero, non sto giocando. Siamo entrati in casa e possiamo ottenere questo oggetto in ogni caso. Ma qui sopra, sapete la bambina di 3 anni che avrà avuto... Ecco, possiamo guardarle sotto il letto e rubarle 3 Gwil. Se fosse stata in casa non sarebbe stato possibile. E... è esattamente come sembra. Ragazzi, è inutile insistere. È così. Vivi, vergognati. Scusate, volevo dire sestuplo punto interrogativo. Barcaiolo. Oh, giovanotto, non credi di riuscire ad infilarti nel castello in barca per guardare lo spettacolo? Ci provai l'anno scorso, ma mi beccarono subito. E lui? Un bambino in ombra. Tommino Micino. Non trovo più il mio micio Miao. Se lo trovi, me lo dici? Il nostro bambino, invece, è balbuziente. Grazie, bambino. Ok. Il nostro caro vecchio bambino... Oggi le navi volano pure, ma i miei tempi andavano solo per mare. E lo definisco caro vecchio perché in realtà tanti di noi ci hanno già avuto a che fare. Ha perso il suo gatto. Gatto che però non è soltanto un dialogo fine a se stesso. È effettivamente un segreto di gioco che è possibile trovare per ottenere un premio. Questo premio sarà, guarda caso, un'altra carta. Eccolo! Mamma mia, un demone! Miau! Ah, me l'hai trovato! Santo cielo! È praticamente un mostro della mappa di gioco. Un Coerl. È chiaramente un Coerl. Un cucciolo di Coerl. Eccoci qua. Grazie, tieni, ti regalo questo. Una carta Pyros. Meravigliosi i Pyros. Ora, in realtà, per quanto concerne quello che potevamo fare senza avanzare in alcun modo la trama, abbiamo completato l'area. Quello che c'è da realizzare ora è un incubo. Esistono in Final Fantasy IX tanti bellissimi, originali, veramente bei minigiochi, perché ci sono, alcuni dei quali sono tra i migliori dell'intera serie. Non tutte. Questo è il primo episodio dello Spirito dell'Esperto 2
e affronta uno degli ostacoli più difficili di tutta la serie, al punto da essere in realtà mediocramente frustrante, perché offre una sfida intelligente fino a un certo punto e poi diventa ridicola. Vi faccio vedere, e qui potrei fare tantissimi montaggi da Rage Game, ma eviteremo, ma il microfono sentirà i tasti, quindi basta e avanza quello come sofferenza. Noi possiamo parlare? Giochi anche tu? Ed è possibile? Con il tasto selezione, come direbbe il colonnello di Metal Gear Solid, in questo caso cerchio X a seconda di come lo si gioca, si può saltare. E quando appare il nostro punto esclamativo, andare avanti. Ovviamente il discorso potrebbe essere semplice. A 20 diventa più veloce, vedete? Ora sto facendo in temporale parlando perché non è assolutamente difficile, sono già inciampato. E si ottengono dei premi. Premi che ovviamente vi mostrerò uno ad uno. Ora vi faccio vedere qualche tentativo e vi spiego, su schermo apparirà una grafica, quali sono questi premi e dov'è che effettivamente il minigioco tecnicamente si potrebbe dire si rompe, nonostante in realtà sia assolutamente fattibile raggiungere anche l'oggetto finale, che non è in realtà qualcosa da perfect run da videogiocatore, ma da perfect run nel senso assoluto sì, perché non è qualcosa che permette al gameplayer, insomma all'hardcore gamer, a quello che vuole veramente rompere e vivere il gioco al top, di ottenere un oggetto raro e prezioso e in qualche modo utile per il suo futuro, ma è un oggetto chiave che dimostra, come il non plus ultra dei guerrieri di Final Fantasy X, che una sfida l'hai superata. Comunque, bimba, gioco anch'io. Ah, 89, come potete notare, non è assolutamente qualcosa di elevato. I premi migliori, avete visto, arrivano fino a 300. Ed è relativamente semplice arrivare a 300. So che sembra frustrante dirlo, ma fino a 300, salvo effettivamente il gap tra 200 e 300 che cambia ritmo, e questo l'incubo di questo minigioco, il fatto che purtroppo i salti cambiano ritmo. E quindi non sono semplicemente sempre più veloci, ma non solo non puoi premere velocissimamente perché l'input può sbagliare, quindi tu non puoi fare perché sbaglierai, vedete, sono inciampato perché premevo, facevo così. Cioè, se tu lo fai veloce sei fregato, devi farlo al ritmo giusto, a 20 aumenta, a 50 aumenta, a 100 aumenta, a 200 cambia il ritmo e lo farà di nuovo. Cioè, fondamentalmente è veramente un incubo. Io ho in memoria, su memory card PS1, l'oggetto chiave. Ora, in tutta onestà, con il cuore fra le mani, io vi posso dire una cosa. Ricordo tranquillamente che a ogni run su PS1 che ho fatto tanti anni fa, quando ero più piccolo, ho sempre preso la carta finale per poter proseguire l'avventura sentendomi di essere perfetto e al meglio. Ma in quei salvataggi c'è, in uno di quei salvataggi, c'è l'oggetto finale. Quindi io da piccolo sono riuscito a fare 1000 salti. E io vi giuro, non ho memoria di averlo fatto. Cioè, ho il ricordo del pling dell'oggetto, e io che vado a vedere che cos'è, e muoio dentro, perché era un oggetto chiave ed ero molto infastidito. Però contemporaneamente mi sentivo vincitore di qualcosa di supremo, ma vi giuro che non ricordo il tempo che ci ho messo, la frustrazione che ho vissuto. C'è da dire che a quell'età, in quelle fasi della vita, si è molto più pazienti. Però questo è il minigioco. E in realtà noi, l'unica volta fondamentalmente di tutta la run e probabilmente credo dell'intero spirito dell'esperto, useremo uno strumento esterno per barare. Questo per farvi vedere comunque che cosa accade quando raggiungi il livello massimo, anche se io comunque non mi smuoverò da qui fino a che non farò i 300 in maniera onesta, perché sono un pirla, però perché fondamentalmente la run perfetta voglio che sia perfetta. L'oggetto chiave, essendo un extra particolarmente... Oh, lo sto facendo parlando, non sono in post commentario, porca miseria. Mamma mia! Oh, ok. Carta Genji, wow, perfetto.
Potrei forse accontentarmi anche a questo. Ero riuscito a farlo fino a 100 chiacchierando! Chiacchierando, distrattamente! Mamma mia, Mike, bravo! Illuso, sei una pippa finché non fai almeno i 300. Ma insomma, adesso vi faccio vedere una cosa. E sarà fondamentalmente qualcosa che separo dalla Perfect Run, ma che nel primo episodio deve essere parte di una chicca, più che altro. Andiamo avanti. Allora, compagni saltatori di corde, quello che vi mostrerò qui, ed anche nel dettaglio, è il metodo per ottenere l'oggetto chiave dei 1000 salti utilizzando però un trucco fatto in casa, diciamo, il quale risulta, nonostante questo, infallibile. Se insisterò sempre nell'invitare tutti i videogiocatori perfezionisti comunque a farne i primi 300 da soli, anche spaccandosi le dita e perdendo tante volte la pazienza, il premio finale del migliaio è assolutamente, e non a caso, inutile tra virgolette per una run perfetta che non voglia includere oggetti chiave fini a se stessi. Ciò non di meno, al fine invece dello spirito dell'esperto, mi sembrava doveroso parlarvi anche di questo, e quindi avere questo fatidico extra nell'inventario. Partiamo da questo. Perché è così difficile arrivare a 1000? Non solo per la follia dei ritmi che cambiano tra 200 e 300 ed il fatto che bastano pochi millisecondi di errore a fallire, quindi a dir poco necessario è l'istinto e la memoria muscolare, visto che si sfiorano i massimi limiti dei tempi di reazione umani, ma perché specialmente su PC l'engine stesso del gioco tradisce, con i bambini che girano intorno alla biglietteria, i quali fanno perdere qualche fotogramma al secondo, a volte stroncando l'input di comando e facendoti perdere immeritatamente. Il minigioco è tra l'altro tarato per far sì appunto che cliccare troppo in fretta faccia perdere, quindi un autoclicker è fuori discussione. Serve una combo acuta. Ovviamente è possibile barare aggiungendo 1000 salti in automatico al codice, ma volendo effettivamente fare il minigioco, perché altrimenti sarebbe ancor più inutile per quanto mi riguarda, attraverso un programma chiamato Riva Tuner si blocca il framerate del titolo ad un massimo di 15. In questo modo è impossibile avere frame drops e le icone di interazione diventano stabili e meno intolleranti ai click veloci. A quel punto, infine, è possibile automatizzare il minigioco senza rischi di fallimento. Io lo ribadisco, ragazzi, fellow picciotte, invito tutti coloro che affronteranno il completismo di questo titolo a cercare di fare i 300 salti senza nemmeno pensar di barare, perché è davvero qualcosa che butta nel passato e mostra un metodo di pensiero e game design ormai scomparso ma prezioso. È una sfida, ed ogni premio dona un brivido di soddisfazione. Ammissibilmente non paragonabili a quelli che proveremo nel completismo di Perfect Run dello spirito dell'esperto, scoprendo i segreti più underground di opere come questa, d'accordo? Io ve lo ripeto, non avete idea, siamo solo all'inizio e sto già pensando a Final Fantasy VII, a Final Fantasy XII, è veramente difficile resistere, ma so cosa ci aspetta e sono eccitato al riguardo. Ma questo minigioco, come qualunque altro, merita rispetto, il ritmo arriva insieme al traguardo. Sopra i 300 fino ai 1000, invece, mi permetto, a livello puramente personale, di sottolinearlo come un vero e proprio extra anche al perfezionismo stesso, vista tra l'altro l'acuta idea di Squaresoft di dar per questo un premio che potremmo dire essere virtuale nel virtuale, a differenza del plausibilissimo tunnel carpale che arriverebbe a insistervi. Ma torniamo a vederlo in tempo reale, mentre ve ne parlavo in diretta durante la registrazione, e concludiamo questo stupendo inizio. A 200 ci sono i salti acrobatici. Eccoli qua, vinciamo la carta Alexandria, e come potete notare, adesso i tasti sarebbero da fare ta-ta, 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 molto a lungo, fino a poi doversi resettare e andare ancora più veloci di prima. La carta Mega Racchetta è il nostro obiettivo finale, quindi carta Genji, carta Kyactus, carta Alexandria e carta Mega Racchetta. Ora, qualunque tipo di salto successivo a quel numero è soltanto verso l'obiettivo 1000, e 1000 ci darà l'oggetto chiave che stiamo ottenendo attraverso tecnicamente un tool esterno, quindi effettivamente un cheat. Questo minigioco è l'unico che mi permetto di fare attraverso appunto qualcosa di poco onesto, un po' furbetto, tanto che in realtà è follia pura porsi nel modo di dire avete visto ce l'ho fatta ragazzi, insomma, ma men che mai è logico
Mentire in ogni caso, figuriamoci dinanzi a tale follia. Perché credetemi, appassionati, non appassionati, fino ai 300 non è tutto negativo, ma da 300 fino a 1000 io vi giuro che, nonostante il ricordo di aver avuto quell'oggetto e di averlo anche ricaricato sulla memory card per esserne sicuro, io ho solo preoccupazione a pensare di farlo oggi, perché arrivi probabilmente a farti sincero male ai tendini, sincero dolore, se non dico un danno permanente ovviamente, ma un'infiammazione. Perché ora, dopo il ritmo tra i 200 e i 300, questa velocità la devi mantenere senza sbagliare. Vedete, persino l'autoclicker rischia di sbagliare, ed è follia pura. Cioè, è sofferenza, ragazzi. Ce la faremo, arriveremo a 1000. Ebbene ragazzi, è successo, ce l'abbiamo fatta, non tanto per nostro merito, ma come avete ascoltato durante l'accelerazione dei salti, il metodo per superare i limiti del software, che comunque complicano tantissimo questo minigioco, non sono così immediati. Il fatto che questi maledetti bambini girino intorno alla piazza, tra l'altro con un'animazione e una poesia narrativa bellissima, perché crea, dà vita all'ambiente, comunque sono un problema per questo incubo. E fino ai 300 salti possiamo mantenere rispettoso il livello di sfida, poi diventa frustrante, ma soprattutto, ve l'ho detto, secondo me inquietantemente pericoloso. Ciò non di meno, abbiamo ottenuto numerose carte, tra cui appunto tre rare, vale a dire Alexandria, Mega Racchetta e Genji, o Genji, a seconda di come si vuole pronunciare, io sarò per sempre con il Genji. Tuttavia, sappiate che per quanto concerne il gioco di carte, non è ancora arrivato il momento di parlarne. Farò un vero e proprio tutorial, perché a differenza del Triple Triad, questo gioco è un incubo tanto quanto lo è questo minigioco di salto della corda. Sì, lo so che sembra che io stia definendo molte cose del caro Final Fantasy IX come terrificanti, ma lo è. È praticamente un connubio fra idee perverse e meravigliosi sogni immortali. Tra gli oggetti, però, ora abbiamo, oltre al bellissimo biglietto del teatro, che come potete notare gli oggetti chiave hanno speciali descrizioni e unicità tutte loro. Biglietto del teatro, a voi una storia d'amore. Sarò il tuo micino. Fra destino avverso e ricordi indimenticabili, fra sogno e realtà. E poi il re della corda. Se peli 1000 cipolle, piangi come un bimbo. Se salti a corda 1000 volte, piangi di più, cuoco cipollo. Vedete che lo sapevano, maledetti, lo sapevano. Ma mentre facevo questo minigioco, mi sono anche ricordato, facendo anche ovviamente un double check per essere sicuro di non perdere nulla, che manca un oggetto da prendere in quest'area, e dobbiamo assolutamente farlo. Eccolo qua, vero? Sì! Perfetto, la piuma Fenix. Eccezionale. Piuma Fenix che... andiamo a vedere. Ecco qua. Con il tasto Select è possibile utilizzare questo gentilissimo Moguri che ci spiega che la piuma Fenix equivale a una coda di Fenice, ma è usabile soltanto in battaglia. Ora possiamo proseguire un poco. Abbiamo il nostro biglietto, la fine dell'episodio 1 si avvicina, ma la presentazione di quello che arriverà è soltanto cominciata. Spircio dentro. Dolcissimo. Dica pure. Vedete? È possibile approfondire una sorta di codex interattivo qui. Per esempio, lo sappiamo già che spettacolo c'è oggi, ma parlami di Alexandria. Bambino col cappello da Merlino. Che cosa stupenda. Alexandria è un regno pacifico governato dalla regina Bran. Chi è Bran? La regina Bran ha una figlia molto bella, Garnet. La conosci? Oggi è il compleanno della principessa. Compie 16 anni. Dimmi tutto! Su Bran e su Garnet. Vedete quanto si può approfondire? È perché lui è un bambino curioso.
È piccolo, è balbuziente, timido, ma curioso. Ultimamente girano strane voci sulla regina. Oh, beh. Grazie. La principessa è bellissima, è il gioiello del nostro regno. A questo punto, ecco, io. Questo biglietto è strano. Ma è falso! Negli ultimi tempi ne girano parecchi. Uffa. Poverino, è stato ingannato. Dai, non te la prendere così. Oh, no, su, non piangere. Guarda che ti regalo. Carta Goblin, Fang e Skeleton. Chiedi a Jack della Traversa come si gioca a carte. E quando questo Jack ci darà un nostro tutorial, noi potremo parlarne anche nella serie. Sarà molto presto, ragazzi. Ora possiamo proseguire. Oh! Accidenti! Si mette tutto a posto. Con quel botto mi hai fatto staccare l'insegna! Antipatico, sono solo un bambino. È inciampato, poverino. Stupendo, guardate che animazioni dettagliate. Ecco fatto, così è a posto. E anche per oggi ho finito. Oh, Topolino, senti, mocciosetto. Prima al botteghino ti hanno detto che il tuo biglietto è falso. Sei tu, Jack della Traversa? Allora, ragazzi, questa non è una scelta completamente casuale, ok? In realtà, insistere nel chiedere chi è può essere utile a riconoscerlo nel gameplay, ma poi facendolo al momento giusto si sbloccherà anche questo tutorial. Ehi, non vorrei mica confondermi con quel brutto farabutto. Piuttosto, se diventi il mio schiavetto, ti faccio vedere lo spettacolo teatrale di oggi. Va bene. Bene, ti affiderò la tua prima missione. Controlla se viene qualcuno. Schiavo! Poverino. Tutto sotto controllo? Bene, passiamo all'esecuzione del piano. E lui. Ruba la scala, eh? E lui? Quest'uomo con quattro braccia? Senti, tu sei Jack della Traversa? Come fai a sapere il mio nome? Scommetto che vuoi giocare a carte con me, non è così? No, non conosci le regole? Allora te le spiego. Mi sei simpatico. Seguimi. Ecco qua il famoso tutorial. Questo è il tutorial in-game, ragazzi. Seguiamolo, ma poi, appunto, il prossimo episodio sarà un extra breve che spiegherà le regole delle carte e come affronteremo il completismo durante lo spirito dell'esperto in questo minigioco molto diverso dal Triple Triad di quello di Final Fantasy VIII, anche appunto per come si completa. Bene, cominciamo dalle nozioni base di gioco. Per giocare devi avere almeno 5 carte. Quando vuoi giocare con qualcuno, ti basta premere X, vale a dire quadrato. Non tutti però hanno la passione per le carte. Come si gioca a carte, ce l'ho appena detto. Come si svolge il gioco? Bene, bambino, passiamo alle spiegazioni pratiche. I giocatori a turno appoggiano le carte su una griglia 4x4. A volte una carta può rovesciarne un'altra e farla del proprio colore. A volte, ragazzi, a volte. Questa è una cosa tremenda. Saprete presto perché. Questo è possibile grazie ai triangoli gialli che sono sul bordo delle carte. Così, poggiando il lato della carta coi triangoli accanto alla carta nemica, la si può rovesciare. Ovviamente anche le carte avversarie hanno dei triangoli e lì cominciano le battaglie. Essendoci tanti triangoli che si affrontano, la griglia diventa un campo di battaglia. Ti consiglio di stare ben attento a scegliere la carta che combatte per prima. L'ordine di battaglia può essere decisivo. Ah, dimenticavo, si può usare anche una tecnica detta combo. Cos'è combo? Ah! Sei curioso, bambino. Va bene, ti spiegherò la tecnica. Prima di cominciare una battaglia, stai attento ai triangoli gialli. Rovesciando una carta e facendola del proprio colore, questa rovescia a sua volta le carte adiacenti verso le quali sono rivolti dei triangoli. Questa tecnica si chiama combo, che esisteva anche nel Triple Triad, appunto nel lotto. Ovviamente la regola vale anche al contrario. Tutte le tue carte potrebbero essere rovesciate dall'avversario e fatte del suo colore. Vediamo se ce la fai a realizzare un perfetto. Che è appunto il caso nel quale
Ti spiegherò anche cos'è un perfetto. In genere, se vinci una partita ricevi una carta dall'avversario, ma se fai perfetto e rovesci quindi tutte le sue carte, ne vinci ben 5, tutte quante. Beh, buona fortuna e cerca di arrivare a livello collezionista! D'accordo, d'accordo, te lo spiego. Quando hai un momento libero, dà uno sguardo al menu, alla voce carte. Lì puoi verificare il tuo livello collezionista che varia in base al numero di carte che possiedi. Non ricordo neanche io come si chiama il titolo massimo. Non proviamo a giocare, però. Lo faremo nel prossimo episodio. Credo di aver capito. Ah, devi sapere anche che mi chiamano Jack della Traversa solo in questo borgo. In giro mi chiamano con altri nomi, ma sono falsi. Vuoi sapere il mio vero nome? Te lo dirò solo quando diventerai un esperto giocatore. Vivi, scende, che grazie signore. E siamo pronti a seguire il nostro nuovo padrone, questo un pochino volgare ragazzino che in qualche modo desidera vedere lo spettacolo teatrale e ha bisogno del nostro aiuto, o della nostra compagnia, potremmo dire. Dopotutto sembra di buon cuore, ci vuole solo aiutare nel suo sfogo d'ego. Oh, vieni, da questa parte! Seguimi, non ti fermare, presto, nella torre! Dobbiamo salire sulla torre. Molto coraggioso, Puck? Sei proprio scemo. Che scherzone, Puck. Ti ho spaventato, Cupo? Bello che è. Ti presento Cupo, il mio amico Moguri. Lui invece è il mio schiavetto. Trattalo bene, mi raccomando. Piacere, Cupo. Allora, questo è molto importante, perché in Final Fantasy IX abbiamo un'esagerata cura per ogni componente secondaria del gameplay. Se in Final Fantasy VIII magari i Chocobo fanno un pochino cagare, o nel 10 l'esplorazione della mappa praticamente non esiste nel mondo di gioco, se nel 7 non esisteva ancora un minigioco completo come quello di carte, ecco, Final Fantasy IX porta questo all'estremo livello, a volte anche nel male perché il gioco di carte non è affatto apprezzabile, almeno a me non piace proprio granché rispetto al precedente, ma ve ne parlerò durante il gameplay di completismo dell'esperto che abbiamo qui. Quindi, mi sei simpatico, Cupo, ti scriverò sul registro di Moguri. Chiamano i Moguri se vuoi salvare sul file di salvataggio. Cupo! Abbiamo anche le tende dove puoi riposarti e recuperare le forze. Tende che in Final Fantasy IX hanno anche una bella chicca. Anche quella arriverà più in là. Hai capito? Sì! Ah, sono sempre ai tuoi ordini, Cupo! Dai, ora saliamo! No, no, non ancora, ragazzo. Non ancora, Topino. Guardatelo, fantastico. Vuoi sbrigarti? Non ancora. Eccolo! Stiltskin! Stiltskin! Cupo, sei qui! Ciao, Stiltskin! Dove vai conciato così, Cupo? Di nuovo in viaggio? Sì, ma stavolta sarà un viaggio molto lungo. Guardate quanto sono pacciocchi questa definizione, sono bellissimi! Ragazzi, hanno dei dettagli, le texture acquarellate che sono meravigliose. Mi lascerai di nuovo solo, Cupo? Dai, non fare così, ti scriverò, vedrai. Che Prato si gratta la nuca. Va bene, Cupo. Allora, ciao. Salutami Monshu e tutti gli altri sul castello. Guardatelo, felicissimo, pacioccoso. Con il pompon di gigante. Oh, che bello vederli così. Vi giuro, non mi aspettavo che la definizione estetica e concreta dei modelli fosse così upscalata verso l'alto, è meravigliosamente rimasterizzato. I fondali ovviamente no, perché sarebbe stata poi davvero una remaster e non un port. È un tuo amichetto? Sì, è il mio amico Giramondo. Cos'è? Balbetti anche tu ora? Ti vuoi dare una mossa? Che cavolo fai? Beh, devo parlare con il nostro nuovo amico. Vuoi salvare subito? Beh, prima no. Parliamo del Mogunet. Ah, ti svelerò tutti i segreti del Mogunet, Cupo. Il Mogunet è la rete di corrispondenza postale di tutti noi Moguri, Cupo. È un sistema che permette di mandare o ricevere lettere. Ultimamente non c'è nessun Moguri disposto a fare da Mogu postino. Che disgrazia, Cupo. Perciò volevo chiederti se potevi occupartene tu. Con piacere. Devo chiederti un favore. Perfetto, consegna la lettera di Cupo a Monti. Niente lettere, Cupo?
Avremo modo di approfondire questo sistema e un'altra sottostoria, praticamente side quest gigantesca, è stata fatta partire. Prima di, ovviamente, chiudere l'episodio, perché ci siamo arrivati, andiamo in configura e vediamo un po' le opzioni di gioco, che sono molto importanti. Questo può essere cruciale se si vuole fare un certo tipo di combattimento monotono, perché con memoria sarà possibile avere il cursore sempre dall'ultima azione selezionata precedentemente. L'ATB lo teniamo su attesa, ma quello che ci interessa, in realtà, è... l'andatura la teniamo su cammina per ora, è accelerare la velocità di gioco quanto più possibile, perché giustamente è giusto così. Perfetto. Ora, cupo. Salviamo. Guardate che meraviglia, eh? Oh. Avete visto che sulle pagine del libro non erano bianche, ma c'era una texture che mostrava la penna scritta a mano? Cioè, l'inchiostro usato è fantastico. Ragazzi, questo è il momento classico di un Final Fantasy. Salvare la partita e immaginare cosa arriverà dopo, nel mentre il nostro piccolo bambino mago è ancora un sestuplo punto interrogativo. Ci sarà molto ancora di cui parlare, l'introduzione al gioco è ben lungi dall'essere finita, ma avremo una valanga di cose piuttosto dense nei prossimi episodi, perché per ora le chicche da esperto non sono tante, avete visto, ma c'è tanto da fare, ciò non di meno. Arriveranno anche quelle. Questo è il primo episodio. Welcome back, nello spirito dell'esperto, ragazzi. Ne vedremo delle belle. Alla prossima.